Ciao, volevo avvertirvi che già dallo scorso video ho rimesso a disposizione la mia vecchia wishlist di Amazon che avevo creato lo scorso anno in occasione del mio compleanno. Dalla scorsa volta appunto fino a Pasqua la troverete sotto ogni video nel caso in cui aveste voglia di farmi un regalo. Non è assolutamente obbligatorio e non si vince niente se non che quando mi dovesse arrivare qualcosa farò la video reazione e le metterò tutte insieme. Vi chiedo di saltare però l'arredamento perché non vivo ancora da solo e non saprei dove mettere gli articoli di arredamento. Grazie e vi lascio il video. Colors e benvenuti in questo nuovo video. Vi avevo chiesto di fare qualche piccola supposizione su di me, così da riuscire a creare quel video che va tanto di moda adesso su YouTube. Lo stanno facendo praticamente tutti, tra famosi e meno famosi, ma non per questo meno meritevoli. Non tutti hanno guardato il video fino alla fine. O hanno fatto comunque una supposizione. Mi spiace un po', sono sincero, però non ci perdiamo d'animo e facciamo il video delle supposizioni con quelle che mi avete mandato. Ho visto che tutti le fanno in anonimo, quindi anch'io le farò in anonimo. La prima è, secondo me sei un tipo super puntuale e odi il ritardo. Che se non sbaglio è stata confermata anche da qualcun altro poi dopo. Bene, non so da dove l'abbiate capito, ragazze, ma è vero, io odio profondamente il ritardo, soprattutto quando c'è la cosa alla fine. Cioè, vengo e mi spiego, se viene a trovarmi qualcuno e sta con me 1 o 2 giorni, quello che è. Il ritardo è relativo perché mi dico tanto abbiamo tutta la giornata o 2 giorni o 3 giorni da passare insieme. Se il tempo è già poco, mi viene anche il ritardo. No, non va bene, abbasso il ritardo. Poi l'altra è, da piccolo scrivevi poesie. Ora, poesie è una parola grossa. Diciamo che potrebbe essere un sì perché ci ho provato. Ci ho provato, ma ero talmente piccolo, ero convinto di scrivere poesie, ma lasciamo perdere. Ci ho riflettuto proprio in questi giorni leggendo l'Assumption e mi sono ricordato che ci ho provato. Due di voi mi hanno detto che avrebbero fatto la stessa supposizione, forse era questa quella uguale, e cioè che io non ho problemi a dire sempre quello che penso. È vero, però a volte è un comportamento che va contestualizzato, nel senso che io fosse per me direi sempre quello che penso. E mi rode il di dietro quando non posso fare ciò. Quindi alla fine avete indovinato, perché di carattere dire sempre quello che penso, però è un comportamento che, come ho detto poco fa, va contestualizzato a seconda di dove ti trovi, di cosa hai bisogno e dell'importanza della questione. A grandi linee, comunque, è così. Poi, questa più che una supposizione è un complimento. Suppongo, anzi, sono certa che tu sia una gran persona. Guarda, peccherò di vanità, probabilmente, non mi interessa. Ci ho messo tanti anni ad arrivare a un livello di autostima accettabile. Io ero quello che si credeva brutto, che non sarebbe mai piaciuto a nessuno, che tutti avrebbero guardato prima la sedia a rotelle e non pensavo a piacere a me. Oggi piace a me. E questa è sicuramente una gran cosa. Rimango un po' stanco di doverlo fare continuamente scoprire agli altri, perché da soli non sono abbastanza curiosi.
Ah no, ecco, avevo visto bene, anche un'altra persona mi aveva scritto che non sopporto chi arriva tardi agli appuntamenti, quindi avevate indovinato tutti. L'ultima assumption nell'ordine in cui le sto leggendo, perché sto scorrendo i vostri commenti tramite la sezione commenti di YouTube, è: secondo me il tuo gelato preferito è alla stracciatella. Questa è l'unica che avete sbagliato. Non perché non mi piace la stracciatella, ma siccome parliamo di gelato preferito, allora chi mi segue ma da parecchio tempo, perché non lo dico sempre, probabilmente si ricorderà che il mio gusto preferito è il mango. Bene, ragazzi, come vi ho detto, le assumptions erano poche, comunque. Mi sono comunque molto divertito a fare questo video e spero che piacerà anche a voi. Vi ricordo, se vi va, di dare un'occhiata alla lista Amazon e vedere se avete voglia di farmi un pensierino. Sarete ringraziati in video qualora arrivasse anche un solo regalo. Potrei fare il video anche per un solo regalo. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!